Eccoci qua, siamo nel post partita di mezzo Lombardo Tavernaro, finita 7-7. Voi direte che ci fanno questa coppia qua, innanzitutto non vogliamo rovinare, ricordiamo non c'entra niente, sono insieme qua per l'intervista solo perché lavoravano entrambi insieme, così. Abbiamo qua il nostro Michele Ricci. Ciao. E nonché mia nipote Samantha Bubba, figlia di Filli che filma per chi non lo sa. Partiamo dalle donne. Samantha, visto la strana scusa, ho fatto un'intervista che purtroppo ha avuto un problema tecnico, cosa vogliamo dire? Siete stati un disastro. No, sono stata troppo cattiva. Lavoravi lì per Poli? Hanno tenuto Michele al posto tuo, ti sembra giusta questa scelta? Sì, dai, poverino. Sì? Sì, dagli maschi. Lui fa tutto, io non faccio niente. Molto bene. Michele, parleremo dopo di per Poli. Anzi, un ringraziamento ai Pepoli che al lavoro. Come hai visto questa partita? 7-7, sotto, poi sopra, poi alla fine? Come è andata? Abbiamo giocato un po' male, però sinceramente il campo non aiutava, quindi non potevamo fare un bel gioco. Ci siamo comportati bene, abbastanza bene nel secondo tempo, un po' male il primo, però l'abbiamo ripresa, peccato per l'ultimo gol che secondo me hanno fatto un euro gol finale. Come d'arco, insomma, forse non strameritatamente, no. Stava vincendo a 30 secondi alla fine e anche stavolta, però forse il risultato è giusto. Era più colpa di un nostro compagno. Uno a caso, un certo sì. Nicola Fizzerappio. Qua invece sono stati bravi loro, forse la marcatura persa di un nostro laterale che non mi ricordo chi era. Io me lo ricordo, ma non lo citerò in questa intervista. E qua Michele, una cosa curiosa, dai, diciamolo, perché suo papà allenava sottoscritto a calcia 11 a Fornace, pensate un po', e oggi io alleno suo figlio, quindi adesso posso vendicarmi di tutte le volte che non mi ha fatto giocare, giusto? No, scherziamo. No, cosa vuoi dire? Su papà un saluto? Sì, un saluto. Ti ha insegnato qualcosa anche lui? Sì, dai. Fai un saluto anche alla mamma, se no facciamo sì, solo papà. Un saluto anche alla mamma. Siamo andando, vuoi fare un appello, cerchi lavoro, vuoi qualcuno cerca una ragazza? No, grazie, due colloqui settimana prossima. Due colloqui, automenita, di buona famiglia. No, grazie. Un buon zio. Vabbè, facciamo un saluto buon a qualcuno. Zio, vedo che ridire. Un saluto a qualcuno. Salutiamo Poli. Poli. Applauso, grande Poli. Contratto a vita, grazie. Samantina, vuoi salutare qualcuno? No, grazie, nessuno. A me e tua mamma che ogni sabato passa ore a fare sto filmato. Hai visto come ha dovuto riprendere oggi? Sì, condizioni pessime, al limite. Pessime. Va bene, arrivederci a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao.